telecomandi, e questa è la cosa che in qualche modo caratterizza. Avete parlato di un naufragio quasi immediato del veliero che si sarebbe inabissato in pochi minuti. Il capitano e l'equipaggio devono rimanere qua in Sicilia, sono obbligati a rimanere qua mentre l'indagine procede? Non c'è un obbligo di legge di farli rimanere in Sicilia. Naturalmente ci aspettiamo da parte loro la massima disponibilità. Vi comunico ufficialmente che la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha iscritto un fascicolo allo Stato nei confronti di ignoti, ipotizzando i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Difficoltà notevole, perché hanno operato a una profondità di 50 metri con tutte le cautele, soprattutto sono entrati all'interno di un relitto complicato con ambiti di movimento molto ristretti e con grandi ostacoli. Ecco, questa è stata un'operazione. All'interno lo scenario era molto simile, perché immaginiamo di girare dentro alla nostra, una casa che non è tua, un hotel che si gira di 90 gradi, dove tutto si ribalta. In questo caso anche noi avevamo difficoltà oggettive a proseguire, perché il mobilio ribaltandosi ci impediva di proseguire in modo sicuro, quindi dovevamo anche mettere in sicurezza. Diciamo che erano tutti i corpi incastrati, perché parliamo di un relitto e parliamo di luoghi che erano pieni di masserizie e pieni di arredi che fluttuavano, quindi tendenzialmente erano tutti incastrati.